Evening Gramaro, naturalmente il pezzo di Londra brucia, 17:11 minuti, oggi un ospite via l'altro, ma sono molto felice di aprire con un rappresentante di questa città meravigliosa, di questo comune meraviglioso. Io ho sempre detto di avere un debole per questa gestione, esatto dire, della città di Sanremo, per il sindaco che è Maurizio Zuccarato. Maurizio, io lo chiamo Maurizio perché è talmente una persona facile, semplice da gestire, cioè, che è un amico, esatto, è in giro, e allora lo rappresenta Marco Lupi, che è il presidente del Consiglio Comunale. Marco, ciao, buonasera, buonasera, chiamaci da tu perché noi siamo molto veri normal, quindi ci piace questa informalità, sia anche dall'altra parte. Assolutamente, certo. Perfetto. È un grande amico, ho avuto il piacere di lavorare con Giorgio Giuffra, che è il presidente di Aria Sanremo. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao Nicoletta e ciao a tutti gli ascoltatori. Che è quel bel ragazzo che vedete spessissimo con il sindaco di Sanremo, perché sono il gatto e la volpe, il papà e ciccia, siete anche molto amici, dai, questo lo sanno tutti, vero? Esatto. Allora, intanto Giorgio, cos'è Aria Sanremo? Aria Sanremo è quel concorso che consente ai giovani di arrivare sul teatro, sul palco del teatro Ariston. Ieri sera abbiamo visto Io sempre voglio essere usciti dal nostro concorso e di questo ne siamo veramente contenti. Ma come si fa ad accedere ad Aria Sanremo? Qual è l'iter? Perché l'avete spiegato un po' poco, eh? Sì, tu lo conosci bene però. Io lo conosco bene perché ho fatto anche la giurata 2-3 anni fa. È molto semplice, basta compilare un modulo di iscrizione, far sì che uno abbia un brano inedito, venga a Sanremo, frequenti dei corsi informativi e formativi, dopodiché inizi un lungo serie di provini per arrivare sul teatro Ariston. Una cosa che ci teniamo a dire è che è un concorso serio, un concorso trasparente, come tu hai avuto modo di constatare, e sicuramente è qualcosa che ancora di più connota Sanremo come città della musica. Ma certo, sì, lo racconto molto facilmente, molto velocemente. 3 anni fa io ho fatto la giurata, esatto, con Paolo Giordano, esatto, Bruno Santori, Federica Gentile, Elena Di Cioccio, eccetera, e abbiamo sentito più di 412, qualcosa del genere, sentendoli, dal vivo naturalmente, in una settimana, sentendoli, e poi selezionandoli e riselezionandoci e ripensandoci e litigando, perché in giuria si fa naturalmente questo, ma questo insomma era il nostro lavoro e l'abbiamo fatto con gran piacere. Vale la pena di ricordare che da Aria Sanremo è uscita Risa. È passata Noemi. E quest'anno appunto Io Sempre Voglia e i BDL, che purtroppo già la prima sera sono stati eliminati, ma non per questo sono meno bravi. No, sono molto carini invece i BDL, piacciono molto anche a me. Senti, contento insomma di questo Sanremo? Cosa ne dite voi, tu, il sindaco e tutto quanto? Ah, è sicuramente un Sanremo che come ogni anno rispetta la tradizione, ovvero polemiche, ovvero tante volte compare il nome della nostra città sul giornale, questo non può portare che altro che benefici per l'immagine di questa città che comunque è splendida. Oggi fuori ci sono 15 gradi, un clima meraviglioso, benissimo. Quindi come diceva Pippo Baudo, perché Sanremo è Sanremo. Certo, poi devo dire una cosa, l'ho detto anche nei giorni scorsi, si sono un po' abbassati i prezzi nei ristoranti, nei negozi, insomma si sta bene, dai, sta io bene. Non faccio testo perché adoro Sanremo, infatti dico sempre, piacerebbe insomma. Voi siete veri normal people, noi siamo veri normal city. Oh, meno male. Allora invece Marco, che dice con presenza del Consiglio Comunale? Ma mi pare che sia un festival di Sanremo molto, molto riuscito, almeno vedendo gli indici di ascolto, la popolarità insomma della manifestazione ormai insomma in dubbia, è consolidato, siamo tutti molto contenti. Oggi poi veramente questa settimana credo sia stata sotto gli occhi di tutti la bellezza della nostra città, con il suo clima, con il suo tepore, confrontandola poi con quella che è la realtà in altre zone del paese. Quindi un motivo in più per essere contenti, insomma vi abbiamo ospitato molto volentieri, ci date modo sempre di poter dire queste cose. Senti Marco, l'ultima battuta, come vanno i fiori di Sanremo? Perché è vero che si vedono poco sul palco, è anche vero che però è complicato metterli davanti, come si diceva una volta, perché tecnicamente... Ma questa è una cosa che però è tipicamente italiana, perché noi non riusciamo mai a capire come mai a Vienna tutti gli anni a Capodanno noi diamo i fiori per il Capodanno di Vienna. Diamo noi di Sanremo, ed è una tradizione che va avanti da tanti anni, e lì in quell'occasione tutto il mondo ha la possibilità e il piacere, pensiamo, di poter ammirare i nostri fiori, colorati
tantissimi. E la televisione viennese, diciamo austriaca, non ha mai trovato nessun problema. A casa nostra noi non riusciamo da anni, ormai è una battaglia persa. Vabbè, l'anno prossimo, esatto, l'anno prossimo nel... abbiamo compensato quei buchi che sono magnifici. Esatto, è vero, è vero. L'anno prossimo nel contratto, non so, mettete anche questa clausola. Abbiamo inserito, grazie a Dio, appunto quella che diceva Giuffra dei bouquet, che effettivamente danno almeno risalto alle nostre ospiti, diamo un dono che è, insomma, parte della nostra terra, frutto del nostro lavoro. Va bene, allora grazie, colgo l'occasione per ringraziare moltissimo naturalmente il presidente di Ala Sanremo, Giorgio Giuffra, Marco Lupi, e vi chiedo un favore personale. Presenteremo. Ecco, presentate veramente al sindaco di Sanremo, Maurizio Zuccarato, i miei personali complimenti per la città, il festival, eccetera, ma per essere quello che è, cioè uno veramente... Io sono una fan di Maurizio, Giorgio lo sai. Prendi la residenza, che almeno abbiamo un voto in più. Ma va bene, ok, va bene, grazie mille, andiamo avanti con la musica, grazie. Ciao, ciao.